appena uscito dal lavoro, di nuovo in partenza. Oggi si va a Gardacon. Prima faccio una tappa intermedia a Parma, dove mi fermerò a dormire stanotte, dove incontrerò il mitico Francesco, da cui sai. Domattina ci spostiamo in fiera e ve la farò vedere tutta quanta, come in ogni vlog. Quindi, come sempre, iniziamo con i saluti al buon Milo. Ciao Milo, io parto. Tu che fai qua a casa? Fai il bravo? Fai il bravo, bambino. Bambino. Fai il bravo, ok? Ok? Appena giunti a Parma, unboxino della camera volante, dai, ve la faccio vedere. Eccoci qua, eccoci qua. Abbiamo un bollitore con il tè. Bella TV, letto king size stasera. Quando viaggi non prendi il letto king size, non sai viaggiare. Sai viaggiare, no, si scherza, si scherza. Poi qui abbiamo un bel bagnetto con una bella doccia. Lavandino ad angolo. Beh. E niente, ci siamo. Camera questa, magari vediamo la vista. La vista parcheggio, vista parcheggio, vista auto. Sì, vista parcheggio. È qua la carrozza? Mi scusi, ma lei è Otaku Inside? Sono proprio io, sono qua con la mia carrozza per accompagnarla, Mileni. Incredibile, servizio completo questa sera. Assolutamente. Sto mangiando un po' di torta fritta, salumi vari. Ragazzi, porta a mangiare bene stasera. Stasera si mangia bene, eh? Non si va a risparmio qui, eh? Paga. Mangia il tortello e Francesco suggerisce tripla dose di parmigiano. Sempre, a Parma ragazzi bisogna abbondare, sempre ti guarda, taglia con un po'. Mezzo chilo di parmigiano piatto. Ok. Vai. E stasera niente, ci hanno buttato fuori dal ristorante perché parlavamo di Demon Slayer. Sì, il negativo mi fa, scusate, avete finito? Va bene. Parlando di Demon Slayer, quindi praticamente Demon Slayer è mal visto a Parma. Vabbè, Parma veramente, cioè noi qua zero, zero di zero. Sono tutti contro Demon Slayer. Appena svegliato, adesso assumo una forma umanamente presentabile e poi si parte per il Gardacon. Sono appena arrivato qui alla fiera del Garda. Come vedete là c'è il centro fiera, quindi ho fatto parcheggino tattico adesso. E si scende, si aspetta Francesco, che anche lui sta arrivando con la sua auto, che deve andare via prima. E poi entriamo al Gardacon finalmente e vi farò vedere la fiera. Io sto aspettando, si sta già formando la fila. Francesco come sempre è in ritardo. Ho fatto prima io da Parma, Aspettiamo un attimo, intanto ho incontrato Popix, ma gli ho suggerito di fare la fila, visto che si stava ampliando. E tra poco si entra, dai. Siamo entrati, si vlogga con Francesco, anche lui spara, guardalo lì, guarda come spara con quella Osmo, guardalo! Ci siamo. La fiera deve ancora aprire. Esatto. Obbligo di mascherina, stiamo vedendo un po' la fiera, stiamo dando un'occhiata, intanto aspettiamo che aprano ufficialmente, intanto ci facciamo un giro e diamo un'occhiata. Super! Oggi siamo ospiti, abbiamo almeno qualche piccolo vantaggio. È così. E poi incontriamo anche tutti gli altri ragazzi. Figata. Dai, ci sono un po' di manga qua. Non si scherza. Soprattutto abbiamo le novità qui, vedo. Tante novità. Tanto Akira, Demon Slayer, guardate che roba. Tantissime figure, ormai è diventata una consuetudine. Quella delle figure alle fiere. Assolutamente. Ormai ci sono più figure che fumetti, che qualsiasi altra cosa. Sì, no, è vero, ormai sono le fiere delle figure di Funko. Qui abbiamo Francesco e il classico muro di Funko Pop. Sì, grazie. Grazie, cambia. Ah, ci sono anche un po' di fumetti qua. Sono gli stessi che mi piacciono a me. Di cappelli di One Piece. C'è la zona con tutti gli artisti che si stanno preparando. Un po' di violenza con le spade. Cibo, non manca mai. Sa che proprio dopo faremo una capatina qua a mangiarci qualcosa. Ancora fumetti qua, tanti. Stanno ancora allestendo. Anche là abbiamo altri fumetti. Area Otaku Inside, Francesco Curti. Questo è tutto suo, ragazzi. Fumetti con Super Ghoul. Abbiamo lo stand di J-Pop. Jujito, poi abbiamo un po' più il manga storici. C'è un sacco di cose di Tezuka, Shigeru Mizuki.
poi abbiamo le rose di Versailles, il mitico Lady Oscar, Gonagai con la Divina Commedia e Devilman. Abbiamo anche un sacco di yaoi qua, sarà contenta Giorgia. Tutte le uscite Intessential per il Panta. Ciao Panta. C'è Francesco che sta cercando di fare una conferenza sul manga descrivendo il box di Randagi oggi. Consigliatissimo, vero Franci? Cofanetto solido. Infatti bello anche. La storia non la so, però secondo me, guarda, le pagine, il box valgono l'acquisto. Bellissimo, tanto, da tenere lì in libreria, bello. Non si compra in libreria, scusa. No. Ma come no? Va letto Francesco, va letto. Non è fuori moda, ma non va, dici, non va più di ma moda leggere. Questo? Questo tu sei a favore del collezionismo brutale. Ah. Tra poco saremo qui sul palco con Francesco, con i ragazzi di Anime Tea Time e soprattutto con la redazione di Anime Click a parlare del manga e del fenomeno del boom del manga in Italia. Ospiti bellissimi e dove trovarli? Mamma mia, al Gardacon, direi. Pazzesco, pazzesco. Ospiti bellissimi. Una bellezza. Siamo qui allo stand di Anime Click, va, chi c'è? C'è Chris? Ah, ciao. Con noi. Allora Chris, come sono queste prime impressioni di questo ritorno alle fiere? Com'è? C'è una bella situazione, vedo. Si respira un'aria un'aria un po' interessante. Facciamo un certo odore di terra. Di terra. Per essere eleganti, sì. C'è un odore un po' strano in fiera. Vediamo, speriamo migliori durante la giornata. C'è anche Ale. Alessandro, allora com'è questo ritorno in fiera? Questo ritorno in fiera, cosa sta, che aria si respira? La cosa divertente sarà andare lì sul palco, adesso non è neanche tanto tempo. Poi vi aspettiamo alle 11 con tutti voi e anche con voi. Esatto. Cose e con noi c'è anche il grandissimo Popix, grande Popix. Sei carico Popix per questa fiera? Oggi vuole fare il fotografo Popix. Su Instagram ha dichiarato che vuole fare il fotografo. Zona Lego davvero davvero enorme, mattoncini ovunque ragazzi, mattoncini ovunque. Katana completamente fatta in Lego, e anche non esisteva un filo così grosso lungo 4,40 m per fare l'intreccio. Allora ho usato, è tutto Lego, ho usato la cordina Darkbrush Grey, che è l'X77CC300, che è un filo di 3 metri che usa la Lego. Ho usato 51 metri di questo filo e ho intrecciato il nodo. Area gaming ragazzi, enorme. Poi là abbiamo tutto il retro gaming, anche con i cabinati, figata, e anche i vecchi console. Penso che poi il pomeriggio un pochino farò un giretto anche qua. Bello, bello, bello. Anga Senpai. Conosci Senpai Plus? Raga, Senpai Plus, bellissimo, compratelo. Siamo qui con Musashi Son, l'autore di Chimeria. Allora, com'è stato questo esordio con Senpai Plus? Tutto bene, mi sto divertendo. Soddisfatto? Sì, tanta bella gente. Tanta gente interessata. La prima volta in fiera, te? No, io ho fatto un sacco di fiera. Ok. Però con Chimeria siamo per la prima volta. Bello. Guardate un po' lo sketch che sta disegnando. È ancora tutto in fase di bozza qui però. Non mi giudicate. A me piace tantissimo il tuo stile di disegno così un po' sporco, mi piace troppo. Bisogna dedicare il volume. Esatto, leggete il primo volume di Senpai Plus, guardate il primo capitolo di Chimera e poi fateci sapere cosa ne pensate. E alla fine non ho saputo resistere neanche io, ho deciso di farmi fare un bellissimo sketch dal mitico Musashi Son. E qui proprio intento a scrivermi nell'ultima fase la dedica, eccolo qua, bellissimo, poi ve lo rifarò vedere magari verso fine video, quando vi mostrerò anche gli acquisti. Ci abbiamo anche il buon Italo e il buon Paolo oggi con noi ragazzi. Sì, noi, io e Francesco giriamo come due gemellini per le fiere e riprendiamo tutto quanto, esatto. No, cioè, non sono uguali, sono complementari. Lui guarda il suo, c'è la sua visione della fiera, poi puoi vederti la mia visione della fiera, ragazzi. Quindi praticamente alla fine di questo video andate sul canale di Otaku Inside e potete vedervi anche la sua
personale visione della fiera, ragazzi. Una storia a esatto, esatto, esatto. Tu puoi scegliere come dire la fiera. Vedi, Italo ha già carpito la narrazione. Ma Italo si vede. Tu guardi troppi cartoni animati. Guardi troppi cartoni animati, Paolo. È arrivato anche Giaggio, si fa desiderare come sempre. Giaggio, ma perché fare sempre così te? Perché? Facendo la cacca. Ok, allora siamo qui con gli amici del canale, ragazzi. Ci abbiamo il mitico padre fondatore qua, grande, e poi c'è il buon Ivan che è arrivato con noi addirittura qua al Gardacon. Smettila di portare la scuola. Scusa, ma tu chi sei? Giangiu? Giangiu? Giangiu, momento onestà della fiera, momento onestà. Oggi regaleremo la variant, la fashion variant di Jujutsu Kaisen al mitico Ivan, senza speculare, contro la speculazione, ragazzi. Bravo! Bravo, bravo, bravo. Allora, qui abbiamo la fashion variant di Jujutsu Kaisen. Io sono felice. E la consegniamo ufficialmente al buon Ivan. Ah, no, sai niente. Ivan. Finalmente. Finalmente si conclude questa diatriba tra Planet Manga e Ivan. Ora Ivan ha la fashion variant di Jujutsu Kaisen. Ci stiamo preparando per iniziare questo magico panel sul manga. C'è anche Francesco che come al solito riprende la ripresa della ripresa. Io sono il fotografo. Con Italo, Gigio di Anime Click. Ci siamo ragazzi, si parte. Conferenza finita, ci siamo divertiti un casino, è stato un bel discorso, sicuramente lo potete rivedere online sul canale Twitch di Anime Click, quindi andate a recuperarlo lì perché sarà live oggi pomeriggio, però rimarrà comunque nel VOD, quindi andate a recuperare. Intanto con noi è arrivato anche il buon Pispo. Salve! Ciao Pispo! Direttamente da Milano. Come stai? Da Busto! Pispo viene da Busto, ragazzi, c'è città gemellata ufficialmente con il canale di Michele Mari, cioè. Abbiamo detto tutto. La fiera si è finalmente animata. Eccoci qua. Comincia ad arrivare un po' di gente. E noi facciamo un giro. Si mangia come al solito, non resistiamo al vari panzerotti, arancini, tutto quanto, Franci, ci buttiamo sull'arancino, sul panzerotto, sul calzone. Panzerotto e cannolo. Oh, ma lei fa la doppietta. Poi le replico da casa, farò la ricetta. Ok, aspettiamo con ansia. Come distruggere il cannolo di solo per gli abbonati Twitch di Michele Mari. Mi vedete molto provato soltanto perché sono appena uscito vincitore da una sfida a dir poco durissima, ragazzi. E c'è soltanto una persona che è riuscita a mettermi così in difficoltà. Guardate chi è. Georgia di J-Pop, terribile. Luca tantissimo. Mi ha torturato sul palco davanti a tutti, ragazzi. Mi ha torturato. Lei, colpa sua. Però c'era Francesco che comunque questa volta, nonostante tutto, era preparato dal pubblico, era un po' esagitato, sapeva un sacco di risposte. La sua sfortuna è essere capitato proprio al primo turno con me, altrimenti io mi sarebbe piaciuta una finale contro Francesco, sarebbe stata bellissima. Quali risposte sapevi? Vorrei dare Valentina Nappi, Hong Kong della prima e... Sono venuto Valentina Nappi un'altra volta. Ripariamo. Ok. Popolare mondo del Dark, insomma, ne sappiamo un paio, sono diversi. Grande, grande. Se volete fare lo spareggio, facci solo. Siamo spacciati. In questo caso bisogna essere furbi. Appena uno ha vinto, devo dire no, basta, io ormai ho vinto, mi ritiro a posto così, ragazzi. Grazie, grazie. Avevo già detto che mi ritiravo dai quiz dopo aver vinto il quizzone di Kirio. Ci ho riprovato di nuovo, è andata di nuovo bene, però ormai basta, ragazzi, basta. Sono fuori da questo giro, basta. Francesco se ne va, purtroppo è un uomo di mondo, ha altri impegni. Stasera c'ho altra roba da fare, è un uomo impegnato. Fa soldi a tutte le ore, a palate. Collaborazione sarà, devo fare collaborazione dei codici nuovi con i ristoratori della zona locale di Parma. Esatto, presto aprirà anche il suo canale sul cibo, Francesco. Intanto al gruppo si è aggiunto anche il mitico Creed, un saluto a tutti, e lei, siamo sempre noi ragazzi, siamo qui dalla fiera, ci divertiamo. 4:30 del pomeriggio abbiamo deciso di passare al panino, alle cose forti, strong, vero Ivan? Ivan sta pranzando praticamente ora. Questa è la merenda. La merenda, ok.
Buon Massimo ha optato per nulla. Com'è Massimo? Sei già mangiato. Io sono da vicino, quindi sono venuto con calma. Ci sta. Io poi, visto che comunque devo partire, devo guidare, acquetta e cochina bella fresca, perché no, sempre attenti e ligi al dovere, alle regole, ragazzi. Sera finita per oggi e niente, prendiamo, andiamo verso casa, ci vediamo dopo quando arriviamo per le considerazioni finali. Intanto qualcuno si è già andato, però con noi c'è per un saluto il buon Massimo, c'è Ivan, c'è Popix, ciao ragazzi e niente, ci vediamo dopo con acquisti e considerazioni finali. Eccomi qua di ritorno dal Gardacon, un po' sfinito logicamente dopo questa mega tirata, questo mega viaggio lunghissimo che ho fatto per tornare a casa, e quindi siamo qui per le considerazioni finali e vedere anche gli acquisti. Innanzitutto c'è da dire che è stata una bella fiera, principalmente perché ho rivisto tanti amici e ho avuto la possibilità anche di incontrare per la prima volta tante persone nuove, con le quali sicuramente nascerà una bella amicizia. È stato bello rivedere tanti ragazzi del gruppo, è stato bello anche rincontrare Giorgia, Fabrizio, ma è stato bello anche incontrare per la prima volta tanti amici che non avevo mai incontrato prima, come i ragazzi di Anime Click e anche il mitico Musashi Son, che mi ha fatto uno sketch mondiale di Chimera, Knightfall Hunter, incredibile, pazzesco, l'ho già messo qui al sicuro, poi ci farò un bel quadretto. Grazie ancora Musashi, sei fortissimo e non vedo l'ora di continuare a seguire il tuo manga su Senpai Plus. Quindi sicuramente esperienza al Gardacon positiva. Chiudiamo con gli acquisti, perché innanzitutto ci sono dei regali, prima di tutto capiamo un secondo, perché ho regalato la variant di Jujutsu Kaisen, come avete visto, ad Ivan, e lui in qualche modo ha voluto ricambiare, mi ha regalato il mitico Magical BT di Hirohiko Araki. Questo ce l'avevo una volta, l'ho regalato quando ho dato via la mia collezione, quindi sono contento di averlo di nuovo. Figata. E sapendo anche che ultimamente mi sono avvicinato tantissimo ad Atsushi Kaneko, che è un autore che mi piace molto, mi ha regalato anche Comic, bellissimo anche questo volume, non vedo l'ora di leggerlo. Poi continuiamo, capiamo come ho speso questo mega buono di J-Pop. Grazie ancora ai ragazzi di J-Pop che hanno organizzato questo quiz veramente divertente, che poi ho vinto. Ho deciso di utilizzare questo buono per recuperare una serie completa, ho aggiunto logicamente qualcosa, ma finalmente arriva in collezione una bellissima serie, una serie di Taiyo Matsumoto che volevo veramente da tanto, che è Sunny, ragazzi, quindi mi sono recuperato tutto Sunny finalmente. Sono veramente contento di questo, devo dire. È stata un'ottima occasione per andare a recuperare questa serie e sarà comunque legata a un ricordo, quindi per questo è ancora più bello. Oltre a questo devo mostrarvi un super recupero che fino ad ora non vi avevo mostrato su YouTube. Perché volevo farlo vedere quando era completo. Infatti avevo recuperato da eBay i primi 5 numeri di Ikigami di Motoro Mase, un manga che stavo cercando davvero da tantissimo, proprio per il fatto che il mitico Pispo nella sua fumetteria aveva trovato gli altri 5 numeri restanti della serie e me li ha portati proprio al Gardacon. Quindi andiamo a completare anche Ikigami con i numeri dal 6 al 10 e sono contentissimo di aver completato anche questa serie, che tra l'altro è molto difficile da trovare, e quando uno si accaparra queste rarità è davvero godurioso. Quindi ragazzi, altra fiera positiva, altra bellissima esperienza, altri bellissimi momenti vissuti con tutti gli amici, con Francesco, Ivan, Popix, davvero tutti quanti gli amici del gruppo, è stato di nuovo bellissimo e speriamo di vederci tutti quanti presto ad un'altra fiera. Intanto vi ringrazio per aver visto questo video, come sempre ricordatevi di lasciare like, seguire e passate anche sulla mia pagina Instagram, Michele Mario 86, e niente, ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!